Allora, buongiorno a tutti. Mai maglia è più attuale dell'argomento che andiamo a affrontare in questi minuti. È di poche ore fa la notizia sulla base della quale Paul Pogba, giocatore della Juventus, sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo effettuato dopo la partita Udinese-Juventus prima di campionato vinta dalla Juventus 3-0. Preme sottolineare che tuttavia il giocatore in quella partita non è sceso in campo. Ora è chiaro che una notizia del genere ingenera tutta una serie di congetture, tutta una serie di illazioni, tutta una serie di notizie che spesso e volentieri sono più che altro supposte anche in assenza dei comunicati ufficiali da parte della società, soprattutto bianconera. Premesso che se fosse appurata questa possibilità del calciatore, che chiaramente deve essere appurata previa le controanalisi che dovranno essere effettuate sul calciatore, è un problema eventualmente per la Juventus nei confronti del giocatore, un problema già di per sé esistente, in quanto il giocatore ha un contratto in essere con la Juventus che prevede il pagamento di un ingaggio di 7 milioni e mezzo più 2 di bonus al raggiungimento dei risultati. Considerando che la scorsa stagione Pogba ha giocato meno di 120 minuti e che versa in condizioni fisiche che definire precarie è poco, è certo un colpo molto duro, soprattutto al rapporto tra Paul Pogba e la società Juventus. Io in questi casi, visto tutto quello che è accaduto e di cui andremo a parlare in un altro video, ovvero l'onda mediatica di fango che si abbatte sulla Juventus anche quando non si dovrebbe abbattere, suggerirei anche agli stessi tifosi juventini di non incorrere diciamo, nell'errore di voler emettere sentenze e sparare quindi giudizi nei confronti di un calciatore, almeno fino all'esito della sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping. Questo perché l'ultimo caso di Serie A in cui un giocatore era risultato positivo risale al 2022, un calciatore dell'Atalanta, José Luis Palomino, un difensore centrale, che risultò positivo al nandrolone, ma poi fu assolto proprio dal Tribunale Nazionale Antidoping. Questo perché per me bisognerebbe sempre essere garantisti e non emettere sentenze come fa la giustizia sportiva sulla base di indizi che non sono nemmeno prove, tra l'altro fornite da chi accusa. Quindi, in virtù di questo, andrei molto cauto. Se chiedete la mia posizione nei confronti di Paul Pogba, io l'ho ritenuta un'operazione sbagliata sin dall'inizio, perché comunque il giocatore proveniva, quando è stato preso dal Manchester United, da una stagione in cui aveva giocato pochissimo, proprio per tutta una serie di infortuni. E proprio per questo, e viste le condizioni fisiche precarie, preme sottolineare che il testosterone non è un doping normale, nel senso non è essere risultato positivo alla cocaina o ad altre sostanze che sono droghe. Il testosterone è un ormone maschile che viene utilizzato per aumentare la massa muscolare e sopportare carichi di lavoro pesanti. E ora io dico, viste le condizioni del calciatore di questi ultimi anni, potrebbe anche essere una giustificazione. Io però, ripeto, non diamo giudizi, non tracciamo sentenze, anche perché bisogna vedere se questo testosterone era contenuto in alcuni dei medicinali che gli venivano somministrati e se questi medicinali erano stati dichiarati. Al di là di questo, al di là dell'enfasi che viene data a questa notizia, la mia posizione su Pogba è molto chiara, cioè io non l'avrei mai rivoluto alla Juventus, ma non per la sua grandezza, perché il giocatore alla Juve è stato un grande, ma per le sue condizioni fisiche, come ho detto, precarie, che lo hanno reso quasi un ex giocatore. Ma è pur vero che lì la società ha delle responsabilità incredibili, in quanto tra lui e Milinkovic-Savic, che costava 70 milioni, si preferì lui perché costava 0 euro e la Juventus è molto sensibile a questi acquisti a 0 euro, e andando in quest'ottica ha purtroppo generato delle operazioni di mercato che sono tornate come un boomerang negativo. Io sono sempre per acquisire giocatori importanti per investire, anche se l'andazzo adesso nella Juventus è
la sostenibilità come se la parità di bilancio fosse sinonimo nel calcio attuale di vittorie. Non è così. Qui è più l'azionista di maggioranza, è il proprietario che non vuole investire nella Juventus e al quale non sembra nemmeno vero che capitano queste situazioni. È pur vero che se fosse appurata, io dico attendiamo l'esito del giudizio del Tribunale Antidoping, la positività di Paul Pogba, e quindi fosse esclusivamente una sua responsabilità ascrivibile solo alla sua sciagurata magari assunzione di medicinali, è giusto che venga rescisso il contratto e il giocatore se ne vada, anche se, ripeto, prima di arrivare a queste sentenze io invito tutti ad essere cauti e a non fare come hanno fatto nei nostri confronti i media, soprattutto nell'ultimo processo, che poi abbiamo scoperto da un punto di vista ordinario che non si poteva fare, semplicemente perché chi avrebbe dovuto indagare non poteva indagare, non aveva gli strumenti, aveva dichiarato palesemente di odiare la vita. Quindi non incorriamo nello stesso errore, aspettiamo gli esiti e io per il ragazzo, per quello che ha dato, mi auguro che questa notizia possa essere smentita o comunque possa essere comprovato il fatto che lui ha fatto utilizzo di medicinali in cui era contenuto questo, altrimenti è giusto che si prenda una decisione e lì la società deve essere in grado di affrontare il problema e risolverlo contrattualmente con il giocatore. Fino alla fine, forza Juventus e